Allora, nella vita ho avuto la fortuna di incontrare un cagnolino quando lui aveva forse meno di un mese. L'ho adottato, è cresciuto con me, lui è Tao. Qui arriva Bella, è un po' il personaggio perché fa sempre il bagno in acqua. E oggi voglio rendervi partecipi di questo, del bagno con Tao. Una cosa che faccio solitamente ogni volta che c'è un bel tramonto come quello che state per vedere. Tao, ve lo presento. Andiamo Tao. Andiamo a fare un bel bagnetto. Ciao, vieni qua, vieni. Ciao.
con la cosa più rilassante che faccio durante la giornata, il bagno con Tao. Lui se la gioca da solo, va in giro in cerca di alghe galleggianti o qualsiasi cosa che galleggia possa essere presa in bocca, e se ne sta così anche 40 minuti completamente da solo, con il sole del tramonto alle spalle. Cosa c'è di più bello e poetico? Torniamo, Tao. Ho anche un linguaggio tutto suo con cui parlo con lui, ed è più o meno, fa più o meno così. Se dovessi dire Tao siamo fuori, in questo momento dico Tao siamo fuori, ma il Sekuyune significa Sekuyune, un dispregiativo dato con affetto. Si pronuncia Sekuyune. Quando faccio questi versi lui sa che ce l'ho con lui e creo un rapporto molto più stretto di quanto si possa immaginare. Vieni qua, Tao, vieni. Se bevi un cane che gli nasce, lo sai, che se un cane che gli nasce, che gli nasce. E questo è il mio momento relax con Tao. Fantastico. Prendete un cane, fidatevi. E trattatelo meglio di come vi trattereste da soli. Va bene. Benissimo. Dopo un bagnetto bisogna fare una doccia per levarsi il sale da dosso. Vero, Tao? Ecco qua. La doccia, Tao. Ecco qua. Scusate, spazi intime. Ecco qua. Tao è anche abbastanza smart perché si asciuga da solo. Ora vi faccio vedere come. Vieni qua, vieni. Vieni qua. Bravo, asciugo. Bravo.
L'asciuga, sì. Completamente indipendente. Olè. Il cane indipendente. Dai, mo lo asciugo un po' io. Posto.